Non è solo una questione di decoro urbano, ma soprattutto di sicurezza, che diventa un'emergenza esponenziale quando investe i più giovani. Siringhe, feci umane, preservativi, pillole abbandonate, immondizia di vario genere, sono solo una parte del campionario dell'inciviltà umana che insozza il quartiere di Rancitelli a Pescara, non nuovo a segnalazioni di questo tipo, e con la quale quotidianamente hanno a che fare i giovani studenti dell'Istituto Mantonè, con i portici della scuola infestati da schifezze di vario tipo. A sollevare il problema del decoro urbano legato all'emergenza sicurezza è stato ancora una volta Domenico Pettinari, candidato sindaco civico per il comune di Pescara, che insieme ai cittadini è tornato a denunciare il degrado che affligge la zona. Ma intanto le immagini parlano da sole. Io vorrei dire che alla propaganda di un'amministrazione comunale che pensa solo a portare un braccio meccanico e a battere ferro di cavallo, scelta completamente scellerata perché non ha risolto i problemi, non ha centrato gli obiettivi, ma anzi a mio avviso li ha solo peggiorati, di fronte all'Istituto Mantonè, dove ogni giorno centinaia e centinaia di giovanissimi frequentano la scuola, troviamo tossicodipendenti, spacciatori di droga, giovani prostitute che si prostituiscono sulla vicina via Tiburtina per comprare e poi acquistare qualche dose di droga. Ecco, questi ragazzi sono ogni giorno a serio rischio di poter impattare lo spacciatore di droga e assumere appunto droghe. Abbiamo fotografato sotto ai portici dell'Istituto Mantonè, completamente nel caos totale, immondizia dappertutto, siringhe dappertutto, anche alcune deiezioni umane. Abbiamo trovato le cose devastanti, pasticche a terra, non sappiamo di che cosa sono. Qui va fatta una grande opera di recupero e di bonifica di queste zone, ma soprattutto oggi voglio illustrare qualche punto anche nel nostro programma sicurezza. Lo sto dicendo da tempo, in questo famigerato quadrilatero della morte, possiamo dire, dobbiamo far intervenire subito l'operazione sicura, prevedendo pattuglie miste tra militari, polizie e carabinieri che possano controllare il territorio. Altra cosa, i servizi sociali sul territorio, con logica predittiva, che possano davvero recuperare le sacche di disagio estremo della nostra terra. E poi i servizi, qui servono più servizi, prevediamo un grande piano Marshall anche e soprattutto di detassazione di zona franca per le attività commerciali che vogliono venire a investire in queste zone perché non ce ne sono più, e soprattutto una bonifica degli alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica. Via Imele, qui vicino, dove c'è stata l'operazione antimafia, è ancora nel completo stato di illegalità e di abbandono. I cittadini gridano e chiedono aiuto. Noi presto ci auguriamo di governare questa città e di dare le tante risposte che i cittadini di queste periferie aspettano da anni.